Radio Cusano TV Italia. Da Roberta Sias con una nuova puntata di Una Mela al Giorno, il programma di Radio Cusano TV Italia dedicato alla salute e al benessere. E proprio oggi incentriamo la nostra puntata sul benessere e come salvaguardare il nostro benessere psicofisico, ma principalmente fisico, anche perché, lo ricordiamo, il nostro benessere dipende moltissimo da una corretta e sana alimentazione. In Italia esistono tantissime malattie appunto del benessere che sono dovute a una scorretta alimentazione e allo stesso tempo alla sedentarietà, ma come possiamo vedere dal nostro sottotitolo in alto, il benessere viene mangiando. Ecco perché è importante ancora di più in questo periodo dove la pandemia ha cambiato il nostro stile di vita, ha cambiato le nostre abitudini, beh, possiamo approfittare di questa emergenza per riuscire ad andare a modificare in meglio la nostra dieta, quindi scegliendo gli alimenti adeguati, evitando gli eccessi e allo stesso tempo anche per esempio i cibi già pronti che molte volte per la fretta noi utilizziamo, soprattutto per la frenesia lavorativa, però sono ricchi di grassi. Ecco, oggi cercheremo di parlare di come è importante mangiare bene e mangiare sano, ma allo stesso tempo con gusto. E lo facciamo con un ospite speciale, la dottoressa Flavia Fondelli, dietista specializzata in alimentazione sportiva, che è venuta a trovarci qui in collegamento Skype e che lavora nella Villa Donatello di Firenze. Benvenuta Flavia. Grazie Roberta, salve a tutti e felice di essere qui con voi e condividere questo importante e prezioso tempo. Partiamo subito. Quali sono i segreti, visto che ormai tante nostre telespettatrici ci stanno chiedendo, quali sono, soprattutto in questo momento che comunque ci stiamo un po' risvegliando da questa pandemia, questa quarantena, insomma questo isolamento forzato, quali sono i segreti di una sana e corretta alimentazione? Allora, sicuramente penso che questo tempo ci possa essere servito per più fronti, per più ambiti. In questo caso anche per recuperare quello che è la nostra comunque quotidianità e il tempo dedito anche ai diversi comunque alimenti, alla preparazione di questi. Quindi sicuramente un giusto apporto alimentare in cui dedichiamo anche la giusta preparazione è una delle basi per quanto riguarda una sana alimentazione. Quindi questo comunque tempo più dilazionato ci avrà sicuramente insegnato a dedicare anche un po' di tempo alla cucina, quindi assaporare il gusto degli alimenti che anche in maniera molto naturale sicuramente sono molto gradevoli, quindi sono molto saporiti e sicuramente vanno comunque a risvegliare quella che in realtà la nostra vera cucina, che non è quella coperta continuamente da poi salse o comunque condimenti vari, ma è quella più naturale e semplice possibile. Quindi i segreti comunque di una sana alimentazione, oltre la riscoperta degli stessi, sicuramente, è anche quello di poter andare a suddividere la nostra giornata comunque con pasti frequenti, quindi e non eccessivamente voluminosi. Quindi cercando comunque di partire dalla colazione, dedicare del tempo alla preparazione anche della colazione, solitamente invece un po' quella più fugace, ma che è di fondamentale importanza, anche perché altrimenti perdendo comunque anche l'abitudine di fare colazione, poi si squilibrerà anche tutta la giornata. Quindi è molto importante invece comunque che gli sia dedicato del tempo e che sia consumata, anche perché poi anche a livello ormonale abbiamo il rilascio di certi ormoni che aiuteranno poi anche la digestione di certi alimenti al mattino rispetto a quelli serali, oltre poi anche alla, diciamo, l'attività della giornata, sicuramente poi andrà a incidere sulla digestione e sull'assimilazione. Dopodiché poi spuntini, pranzo e cena comunque fatti in maniera comunque regolare. Quindi quello che sicuramente è il segreto di una sana alimentazione è
avere un'alimentazione regolare, quindi cercare di evitare digiuni prolungati, di ricadere poi la sera, come spesso succede, ahimè, la maggior parte comunque della popolazione tende ad avere un'alimentazione molto scarna, fugace durante la giornata, per questioni anche lavorative sicuramente, soprattutto il pranzo, e dopo dedica invece spazio alla sera, tendendo a caricare proprio la cena. Questo invece è uno dei meccanismi che solitamente porta anche a un aumento di peso, quindi a difficoltà a scendere anche di peso. Spesso mi trovo di fronte anche a pazienti, persone che oggettivamente consumano molto poco durante la giornata e nonostante questo poi effettivamente si ritrovano in sovrappeso e anche loro non riescono a prendere la motivazione. Ecco, Quindi Flavia, perdonami se ti interrompo. Hai detto sicuramente, hai sottolineato una cosa molto importante. La prima colazione è fondamentale. Evitare poi di mangiare, insomma, tutto e caricare direttamente tutto praticamente a cena, invece avere una maggiore regolarità. Quindi evitando per esempio i carboidrati a cena, no? Sono, insomma, questo è sicuramente molto rischioso. Io quello che volevo sapere, quali sono questi alimenti ad elevato proprio contenuto calorico che una persona che vorrebbe perdere peso deve comunque eliminare? allora, più che eliminare qualsiasi tipo di alimento ad alto contenuto calorico, è quello, in principio, la moderazione, quindi cercare sicuramente di ritagliare uno spazio diverso, quindi anche il cosiddetto burro d'arachidi, che è un tipo di alimento effettivamente molto calorico nell'alimentazione sportiva o anche nell'alimentazione in generale del normale, può essere consumato. È chiaro che un cucchiaio, per dire, al mattino, volendo, può essere consumato, però va sempre comunque contestualizzato sia la sua comunque quantità che anche il soggetto a cui comunque viene dato. Quindi nel caso di una persona effettivamente che ha difficoltà a scendere peso non lo consiglierei, ma perché ci sono anche delle dinamiche dietro a volte anche un po' psicologiche che vanno comunque a interferire con la perdita di peso. E comunque limitarsi anche a volte a un solo cucchiaino, per dire, può essere difficoltoso. Quindi è meglio magari andare a arricchire un pochino più l'occhio, quindi cercare di consumare comunque dei pasti più leggeri, quindi alimenti meno calorici, che comunque però possono essere consumati in maniera un pochino più importante dal punto di vista della quantità, e quindi anche l'occhio comunque vuole la sua parte e la persona non si sente privata. Quindi fondamentalmente alimenti proibiti non ce ne sono. Quello che sicuramente è un po' deleterio è il consumo di dolci, quindi che sicuramente andrebbe comunque limitato, perché gli zuccheri, soprattutto quelli bianchi raffinati, sicuramente non aiutano dal punto di vista del dimagrimento, ma più che altro perché anche non aiutano anche la disintossicazione a livello cerebrale del continuo richiamo del dolce. Quindi anche chi ha problematiche poi di effettivamente dipendenza un po' da dolci, quello che faccio proprio al primo approccio è toglierle completamente, perché il cervello va disintossicato troppo, perché comunque lui chiaramente viene assuefatto dal consumo di certi alimenti, e vediamo proprio lo zucchero tende a stimolare certe aree cerebrali, che è proprio paragonabile cioè al consumo poi e all'utilizzo di sostanze stupefacenti. Quindi rilasciano comunque un tipo di neurotrasmettitore che dà un senso di piacevolezza, che è lo stesso comunque che poi viene anche rilasciato in seguito all'utilizzo di sostanze, per l'appunto, stimolando poi la medesima area cerebrale. Quindi vediamo che crea proprio dipendenza per un motivo specifico, oltre che poi al picco glicemico che danno, e di conseguenza, dopo aver inizialmente avuto effettivamente un senso di piacevolezza iniziale, dopodiché la glicemia ricade e sono di nuovo al punto a capo. Ecco, questo è giustissimo. All'inizio hai detto bene, lo eliminiamo. Ma dopo, una volta che ci siamo tolti, insomma, questa disintossicazione, per continuare a mangiare, insomma, il dolce, no? Con gusto. Ecco, qualche consiglio per non andare però ad aumentare di peso. Come possiamo fare? Quello che cerco sempre di insegnare alle persone che seguo è il principio dello stile di vita. Quindi fondamentalmente non ci sono appunto alimenti proibiti, e io stessa odio utilizzare il termine dieta, perché qui non si parla di dieta. Ed è quello che io voglio insegnare a chi seguo, che l'importante è avere un equilibrio
alimentare settimanale, con un certo comunque anche dispendio energetico che è il movimento, però che rientra nel concetto di stile di vita, quindi cercare di aiutare la persona poi a perseguire anche un'attività motoria che non è finalizzata puramente poi semplicemente al comunque dispendio energetico, ma è quello proprio di ricercare un benessere fisico. In più, oltre comunque a questo equilibrio alimentare e attività motoria, assolutamente rientra anche il concetto di poter comunque togliersi le proprie comunque soddisfazioni o concederti assolutamente una pizza nel weekend, un sushi, cioè quello che la persona comunque ritiene che gli dia più gradimento e a seconda anche dei contesti in cui comunque viene inserita. Quindi assolutamente. Una delle prime domande che solitamente viene fatto anche in studio dopo che rilascio un piano alimentare è quello: ma potrei? Io dico assolutamente sì, non faccio neanche fine della frase, perché comunque non bisogna privarci di niente, solamente bisogna comunque dargli una cadenza, un contesto differente semplicemente. Assolutamente, la vera ricetta è l'equilibrio e abbiamo anche detto quanto sia importante comunque associare l'attività motoria. Tu sei specializzata in alimentazione sportiva, quanto è importante, anche se è una domanda scontata, però bisogna ripeterlo, quanto è importante, ecco, non solo fare la dieta, come dici tu, che poi è meglio non chiamarla così, comunque quanto è importante essere regolari nella corretta alimentazione e associare lo sport? Direi assolutamente fondamentale, perché comunque alimentazione e attività fisica vanno di pari passo e rientrano nel concetto stile di vita. Vediamo che poi comunque sono associate a un miglioramento anche di tutti i livelli comunque ematici, dell'esame del sangue, quindi effettivamente chi pratica attività motoria mangia comunque bene e magari prende la pasticca per la pressione, dopo un po' vediamo che deve dimezzare comunque la dose, deve rivedere la terapia, effettivamente il corpo poi comunque trova giovamento, va verso la salute e di conseguenza comunque vengono meno anche tutte quelle terapie che vengono invece utilizzate quando la persona è ferma o sovrappeso. Oltre a ciò, l'importanza comunque di focalizzare l'attenzione appunto sul benessere psicofisico, quindi non puramente sul 500 calorie bruciate, che è molto riduttivo, sinceramente da comunque dare come valore all'attività fisica, ma proprio il benessere che io sento dopo l'attività fisica, il fatto che, ricordiamoci, noi abbiamo un corpo, noi siamo fatti per muoverci, poi comunque la quotidianità, il lavoro, insomma, i vari contesti ci portano e rilegano sicuramente a una sedentarietà lavorativa e fisica, però noi siamo fatti per muoverci, noi siamo una macchina fondamentalmente anche perfetta che è improntata verso i miglioramenti, verso comunque l'attività motoria, e finalizzato quindi proprio per la progressione fisica. Di conseguenza sfruttiamola sicuramente al meglio. Oltre a ciò, sottolineare l'importanza anche di lasciare il peso poi come punto di riferimento, quindi questa benedetta bilancia, ma soffermarsi sulla composizione corporea, quindi in termini di comunque di composizione tra massa grassa e massa muscolare. Di conseguenza, se comunque io tendo a mangiare solo bene, senza attività motoria, sì, posso avere comunque un fisico longilineo, ma non vado comunque ad aiutare la massa muscolare, quindi avrò una struttura che comunque sarà per metà comunque auspicabile, però la massa muscolare è molto importante per noi, quindi va comunque preservata e mantenuta, oltre ai risultati poi in sé per sé anche di una sola comunque alimentazione che possono essere comunque sempre dimezzati. Quindi ricordarci proprio l'importanza invece della composizione corporea. La massa muscolare deve essere preservata, mantenuta, a volte diete troppo restrittive e senza comunque attività motoria tendono a far perdere massa muscolare. Ricordiamoci per cui che la bilancia non è così significativa e non ci dà effettivamente un segnale di miglioramento, va comunque sempre contestualizzata con anche altre situazioni. Come ad esempio la bioimpedenziometria, che permette di valutare la massa muscolare. Però quello che sicuramente è da consigliare sempre è il perseguimento di un'attività fisica, il mantenimento proprio di un'attività motoria, anche e soprattutto nella fase un po' di dimagrimento, perché sennò parte di quel peso che magari noi saremo felici di vedere scendere sulla bilancia sarà legato in parte all'attività, alla massa muscolare. Quindi
sicuramente il gioco in quel caso non vale la candela, meno, cioè meglio eventualmente avere un chilo in più, però che quel chilo sia fatto magari Di da massa muscoli. muscolare. Certo, Esatto. assolutamente. Questo è un consiglio importantissimo. Invitiamo tutte le nostre telespettatrici a seguirlo. Non basta solo andare a dimagrire, ma anche insomma mantenere il corpo con una buona e sana alimentazione, appunto, una buona e sana attività motoria. Tra i diversi approcci terapeutici per arrivare a un peso salutare, hai portato avanti appunto la dieta chetogenica. Ci puoi parlare di che cosa si tratta? In che modo anche che va naturalmente monitorata, va seguita anche in maniera accurata, proprio naturalmente da uno specialista, ecco. Allora, la dieta chetogenica è una dieta molto particolare, sicuramente non è adatta prima, insomma, in primis da sottolineare questo aspetto, perché può essere fatta in alcuni soggetti, quindi si va comunque nell'obesità, nel sovrappeso complicato, ed è nata anche, diciamo, per aiutare le forme di epilessia farmacoresistente. Quindi sicuramente ha tanti comunque risvolti positivi a livello proprio di benefici. Quindi vediamo nell'epilessia farmacoresistente poi da dove è nata e poi nell'obesità, sovrappeso complicato, nelle malattie neurodegenerative, quindi Parkinson, Alzheimer e anche nel cosiddetto fegato grasso, quindi fegato steatotico. Quindi sicuramente aiuta molto i processi comunque di miglioramento, però è sempre da contestualizzare, sempre da valutare in maniera individuale su persona a persona. In alcuni casi è assolutamente vietata e sconsigliata. Vediamo nel diabete tipo 1, quindi quello insulino resistente, assolutamente non può essere invece riprodotta. Nel diabete tipo 2 invece sì, quindi quello che viene definito così alimentare, in quel caso eventualmente può effettivamente portare miglioramenti glicemici, ma nell'insulino dipendenza, insomma nel diabete tipo 1 ad esempio, non si può comunque Mentre adottare. nel diabete non insulino, appunto non insulina dipendente, può essere naturalmente applicata però. Porta effettivamente al miglioramento proprio del diabete, quindi del valore glicemico. Nella gravidanza, negli stati fisiologici, in generale, allattamento, assolutamente no. Quindi anche nelle comunque insufficienze cardiache. Quindi vediamo che comunque non va presa alla leggera, cioè è proprio una terapia. Cioè la dieta chetogenica non è una dieta di moda che una persona può leggere su internet, adottare in maniera autonoma, ma viene intrapresa proprio come terapia, cioè viene vista come terapia medica ed è per questo che deve essere comunque seguita da uno specialista. Prima di tutto perché è necessario valutare comunque la fattibilità di questa dieta. Se una persona ha dei problemi effettivamente a livello renale non può assolutamente farla, quindi si parte comunque da visionare quello che sono gli esami anche del sangue per eventualmente poterla comunque attuare. Diciamo in soldoni, fondamentalmente è una dieta che è a ridottissimo apporto di carboidrati e che vediamo essere la nostra principale comunque fonte di energia, soprattutto a livello anche cerebrale, quindi il nostro cervello utilizza il glucosio. Cosa succede? Se dopo un arco di tempo, indicativamente, poi ognuno comunque ha la sua risposta metabolica, però dopo 2 o 3 giorni in cui vengono comunque a mancare questi carboidrati, il nostro corpo tenderà a produrre delle sostanze acide chiamate corpi chetonici. Questi corpi chetonici vanno a alimentare il cervello in sostituzione agli zuccheri e nella fase di transizione comunque danno anche alcuni sintomi un po' di malessere, solitamente associati un pochino a un po' di mal di testa, stanchezza, debolezza, alito pesante. Quindi effettivamente è per questo che sottolineo l'importanza comunque sempre di essere seguiti, perché non è una dieta facile, assolutamente. Deve essere fatta in maniera mirata e su persone che hanno comunque un profilo idoneo alla sua attuazione. In questo caso, poi, dopo vengono prodotti i corpi chetonici, il cervello, il corpo impara a utilizzare dello zucchero come fonte energetica, il corpo utilizzerà poi per far fronte a tutte le varie richieste energetiche i grassi, quindi iniziamo a utilizzare i grassi. Di conseguenza, il corpo viene portato verso un dimagrimento, localizzato principalmente a livello poi adiposo e dei liquidi, perché comunque vediamo che i carboidrati richiamano acqua, di conseguenza si andando comunque a ridurre fortemente anche una scarica comunque di liquidi. Quindi si assiste effettivamente a un dimagrimento. Questo è una delle chetogeniche chiaramente dimagranti, poi ci sono alcune invece che sono molto ricche in grassi,
che sono adottate appunto magari anche nei bambini che non devono comunque perdere peso, quindi quelli epilettici magari. Di conseguenza bisogna evitare in tutti i modi comunque un dimagrimento, ma bisogna andare semplicemente su una stimolazione magari cerebrale differente. Quindi sicuramente, quindi si è detto nella dieta dimagrante, invece della chetogenica, si verifica questo tipo di processo. Poi ognuno ha sicuramente la sua risposta, la sua perdita di peso, che indicativamente nelle donne può essere da 1 o 2 kg, negli uomini un pochino più elevata, perché solitamente hanno un metabolismo un pochino più elevato. E poi ci sarà una fase comunque di transizione in cui si reintroducano in maniera comunque moderata i carboidrati fino a tornare poi anche all'alimentazione regolare. Però deve essere fatta comunque in maniera precisa perché comunque tolgo e rimetto carboidrati in maniera casuale, non ottengo niente se non partono un combussolamento a livello mentale, insomma fisico, però Metabolico, chiaramente sì, assolutamente, poi comunque. I carboidrati hanno un certo arco di tempo, devono essere inseriti in un certo arco di tempo in maniera definita, quindi se li prendo subito al volo dopo averli tolti, mi prendo 3 kg in un colpo solo, perché comunque sicuramente in parte anche acqua, però il corpo deve imparare a metabolizzare un po' più lentamente. E poi un altro aspetto è il fatto comunque sempre della rivalutazione degli esami ematici che devono essere comunque controllati. Quindi a livello dell'azotemia, insomma, dei sali minerali, e poi anche il fatto che comunque deve essere fatto in maniera adeguata, quindi senza troppa restrizione alimentare, perché se no si può verificare una perdita anche di massa muscolare. Quindi per questo deve essere fatto in maniera precisa, per avere comunque, innanzitutto, salvaguardare la salute in primis, come prima veramente base, dopodiché avere una qualità di dimagrimento che sia ottimale, quindi finalizzato sicuramente alla massa grassa, quindi alla perdita del tessuto adiposo e poi anche per il mantenimento, che è una delle cose comunque più difficili, sicuramente. Ecco, infatti lo ribadiamo, lo diciamo a tutte le nostre telespettatrici, ma anche telespettatori, insomma, perché anche gli uomini, giusto, possono ricorrere alla dieta Sì. chetogenica. L'abbiamo detto, diffidate insomma da quello che può essere il Google Doctor, no? Ma andiamo direttamente da degli specialisti. Oggi noi l'abbiamo qui in collegamento Skype, la dottoressa Flavia Fondelli. Ricordatevi, la dieta chetogenica va fatta con precisione, affidandosi quindi a uno specialista e non così a caso cercando informazioni insomma su internet, e oltretutto bisogna avere un profilo idoneo. Quindi diffidate ancora una volta da tutte le bufale, le mode che comunque stanno circolando su internet, ma bisogna farla con cautela e con precisione. Flavia, purtroppo abbiamo finito il nostro tempo a disposizione, ma ti ringraziamo per insomma, aver passato questo tempo con noi, averci dato delle informazioni molto utili, anche perché è importantissimo in questo periodo proprio riprendere insomma, un buono stile di vita dopo tutto il periodo che abbiamo passato di isolamento e insomma, di quarantena. Il mangiare sano e il mangiare bene. Grazie, Grazie mille, Flavia. Noi ringraziamo ancora una volta la dottoressa Flavia Fondelli, dietista e specialista in alimentazione sportiva. Ricordatevi non solo dimagrire, ma è importantissimo fare anche tantissima attività motoria. Per ora è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Una mela al giorno. E se vi siete persi le puntate precedenti, potete andarle a recuperare dal nostro canale YouTube Radio Cusano TV Italia. Ancora grazie e un saluto da Roberta Sias.